Si è costituito anche a Caltagirone, a margine della recente assemblea costituente svoltasi a Pergusa, il movimento politico Siciliani verso la Costituente. Nasce dunque nella terra di Silvio Milazzo un nuovo organismo politico che, ponendo alla base ideali autonomistici, manifesta di già il proponimento a lavorare con nuove idee e progetti a beneficio della città di Caltagirone e del comprensorio calatino, così come annunciato da Antonio Carullo, membro della segreteria regionale. È un movimento che vuole battersi per la Sicilia, per mettere a fuoco i problemi della sicilianità, fare rifiorire l'orgoglio di essere siciliani. Il movimento ha come finalità la piena attuazione dello Statuto e la riforma dello Statuto per adeguarlo ai tempi moderni, ma sempre la difesa dello Statuto della Regione Siciliana, strumento legislativo che da anni, dal 1947, è il fulcro di quella che dovrebbe essere l'organizzazione amministrativa e politica della Sicilia. Per questo si batte il movimento. Del movimento Siciliani verso la Costituente su base regionale fanno altresì parte, oltre Carullo, anche Salvatore Grillo, Salvo Fleres, Carmelo Rapisarda e Maurizio Balestrieri. Gli intendimenti sono quindi volti a intraprendere un nuovo percorso politico innovativo che garantisca i diritti dei siciliani nel contesto della nazione. I fondatori assicurano che questo movimento non ha nell'immediato finalità elettorali, nessuno intende e vuole e desidera essere o aspira ad essere candidato ad alcunché alle prossime elezioni. È un movimento quindi di chiara ispirazione siciliana per una Sicilia autonomista e non una Sicilia separatista, una Sicilia che non abbia il cappello in mano quando si reca a Roma, ma che deve avere la forza di poter rivendicare le proprie ragioni. Tanti sono i motivi e le cose che si possono portare avanti, da quella che sono la problematica delle accise a una perequazione, un disegno di legge che i nostri parlamentari stanno preparando relativo alla perequazione, perché noi vogliamo essere perequati al resto dell'Italia. Non siamo un partito che sollecita elemosine, ma diritti per i siciliani.